Ora sono artista, fotografo, pittore e gli affari al presente vanno a meraviglia. O anche, gli impiegati della ditta Farsari & Co. sono 32, tra artisti, stampatori, eccetera. Ed inoltre ci sono due cameriere e un cuoco. Così, nel 1888, Adolfo Farsari scrive alla famiglia dal Giappone. Farsari è esponente di spicco della Yokohama Shashin, la fotografia di Yokohama colorata a mano sulla stampa in bianco e nero, nata nel quartiere degli stranieri tra la fine dell'era Edo e gli inizi dei Meiji, anni 60 del XIX secolo. Di recente il nome di Farsari affianca a quelli più noti di Felice Beato, approdato a Yokohama nel 1863, e del barone Raymond von Stillfried, che da Beato acquisì la bottega insieme ad assortimento negativi e clienti. Farsari acquista da Franz, fratello di Raymond, la Japan Photographic Association, assieme ad assortimento e negativi nel 1885 e intraprende così l'attività di fotografo. Nel 1886 un incendio distrugge lo studio con gravi perdite che però non scoraggiano il nostro, che persevera con rinnovato vigore fino alla partenza per l'Italia a bordo della nave Congo nel 1890. Farsari muore nel 1898 dopo aver lasciato i suoi beni alla figlia Kiku, suora Dorotea, insegnante di musica, arte e disegno, scomparsa nel 1935. Adolfo Farsari, il fotografo italiano che ha ritratto il Giappone di fine Ottocento, è il titolo della mostra realizzata dall'Istituto Italiano a Tokyo e ospitata dall'Istituto Giapponese di Cultura in Roma da ottobre 2020 a febbraio 2021. La mostra è a cura di Shigetoshi Osano, professore emerito dell'Università di Tokyo. 64 immagini da due album, quello della Pinacoteca Chiericati e quello dell'Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea, entrambi in Vicenza, illustrano il Giappone dell'epoca, con immagini catturate sui luoghi o ricreate in studio. Scriveva Farsari ai genitori nel settembre del 1888. Finalmente vi mando l'album promesso. Volevo fare qualcosa di straordinario, ma dopo tutto vedo che non ho il tempo. L'album è simile a tutti quei che faccio per il commercio. Il frontespizio è differente un poco, ecco tutto, e poi ve la fotografia del mio ufficio. Con tutto ciò è il miglior album che possa sortire dal Giappone, e credo anche da molti altri luoghi. Voglio sentire la vostra opinione sul mio lavoro. Non mi ricordo niente dello stato della fotografia in Italia. E poi da quel tempo la fotografia ha fatto molti progressi. Si facevano però delle buone fotografie anche allora in Italia. I migliori fotografi a Londra, New York e molte altre città principali sono italiani. Paesaggi accostabili alle belle vedute delle stampe ukiyo-e, suonatori di shamisen e altri strumenti tradizionali, giovani prostitute nel giardino del bordello, donne in kimono, bambine che si occupano di bambini, coppie mature, le stagioni pergolati di glicine, templi, santuari, portatori di risciò, schiene tatuate ai bagni, lo staff della Farsari & Co. Sono tante le scene che forniscono dati sul lontano Giappone, raccontato anche nello spettacolo messo in scena al ritorno in Italia, Le avventure del cavalier Adolfo Farsari al Giappone. Rossella Menegazzo, Università degli Studi di Milano, che ha contribuito al progetto con la conferenza d'apertura Yokohama, un porto, un mercato, il contributo italiano alla fotografia giapponese di fine Ottocento, commenta due delle immagini in mostra. Questa fotografia dipinta a mano in modo magistrale, che mostra tre donne nel momento del pranzo, è un esempio della ricercatezza tecnica del lavoro di Farsari e allo stesso tempo del fascino della fotografia di Yokohama in generale. Tre giovani donne sono ritratte sedute sulle ginocchia in uno spazio adibito al pranzo. Mentre una di loro serve il riso bianco appena bollito ad una seconda giovane che porge il piattino, una terza con i bastoncini porta il riso alla bocca dalla ciotola. Si tratta di una scena ricreata in studio, come spesso avveniva, con pochi elementi di arredo e delle figure in posa, che puntava ad evidenziare gli usi e i costumi legati al pranzo, il modo di mangiare, il tipo di cibo, le stoviglie, le suppellettili, tutti aspetti sicuramente esotici all'occhio straniero e quindi attraenti per il mercato delle immagini dall'Oriente di fine Ottocento. Questa foto di gruppo, che ai più potrebbe significare poco o nulla, ci racconta invece la capacità imprenditoriale di Adolfo Farsari, che seppe mettere insieme sotto la sua direzione dall'altra parte del mondo uno dei più grandi e apprezzati studi fotografici del Giappone degli anni Ottanta dell'Ottocento. La foto mostra il fotografo e forse il manager Tsunetaro Tonokura
in abiti occidentali insieme a una parte dello staff. In una lettera, infatti, inviata alla sorella nel 1889, Farsali sottolinea come avesse a suo servizio ben 31 persone, tra stampatori, pittori, camerieri, cuochi, confermando il suo successo, ma anche come questi studi fossero atelier con tanti professionisti selezionati per le loro qualità. E in questo Farsali sappiamo essere stato severissimo, con lunghe gavette, ricompensate però in caso di assunzione da buoni salari. Dalle foto di Farsali esce il racconto struggente di un Giappone in lento e ineluttabile divenire, descritto nei topos estetici destinati a costituire l'immaginario occidentale in tema fino ai giorni nostri.